Questa è l'ora solare di un inizio di settimana. Ripartiamo, oggi è lunedì e non è un lunedì qualsiasi, è un lunedì molto molto importante. Il paese si rimette in moto, ci saranno tante, speriamo tante, davvero tante attività produttive che riaprono, ripartono in queste ore, altre ripartiranno nei prossimi giorni. L'emergenza sanitaria è sempre lì e quindi a questo bisogna fare attenzione, ma bisogna fare altrettanta attenzione alle ripercussioni economiche che il Covid ha provocato. Tutto questo per essere sempre in linea con le parole di Papa Francesco: non bisogna mai scartare nessuno. Allora, vogliamo raccontarvi storie di persone che anche di fronte ad un'evidente difficoltà hanno creato il bene, hanno cercato di smezzare quello che avevano con gli altri, stanno continuando a farlo. Per un discorso così importante, io ho bisogno del mio e nostro muro portante. Se vi dico muro portante, allora solare, il nome è soltanto uno, quello del nostro Paolo Borrometi. Paolo, buongiorno, bentornato, seppure in maniera virtuale, bentornato. Ciao Paola e ben ritrovati a tutti voi. Permettimi di dire però che non vedo l'ora di abbracciarvi anche fisicamente. Assolutamente, guarda, anche noi Paolo, qui c'è la fila fuori perché insomma, sapete, Paolo Borrometi insomma è con noi dal primo giorno, dalla prima puntata e quindi io ribadisco, lo definisco muro portante anche perché nel suo essere giornalista Paolo conosce da vicino il racconto di quelle storie che sono solidarietà, Paolo, più che mai in questo momento. Ecco, chiedertene una significa chiederti di pescare tra le mille che tu tratti tutti i giorni. Però che cosa ti ha colpito di più in questo periodo lungo di quarantena? Molto. Guarda Paola, sarebbero tante le storie che mi hanno colpito. Come tu puoi facilmente immaginare, noi giornalisti abbiamo continuato a lavorare. Una però in particolare. Qualche giorno fa tornavo a casa e per tornare a casa sono passato dal centro di Roma, dalla redazione, e ho visto delle persone che si occupavano delle persone che noi chiameremo più fragili, potrebbero essere quelli che vengono anche definiti i senza tetto, quelli che per qualcuno sarebbero gli ultimi e invece per qualcun altro, cioè i volontari della comunità di Sant'Egidio, in questo periodo sono stati i primi. E per me fermarmi con l'auto dei ragazzi, della mia scorta, e informarmi e vedere chi fossero e vedere quegli uomini che si occupavano di altre persone che magari alle quali in questo periodo non ha pensato nessuno, cioè appunto i clochard, i senza tetto, per me è stato bellissimo. Ecco perché a questa tua domanda rispondo con questa risposta, e avrei voluto che quegli occhi di quelle persone che si occupavano degli altri li vedessimo ognuno di noi. Sono stati per me una delle più grandi consolazioni. Paolo caro, sì, tu parli, tra l'altro vogliamo ricordare il tuo lavoro, la vice direzione dell'AGI, quindi il tuo essere quotidianamente impegnato nel racconto globale delle notizie, però tu dici la notizia è dentro quegli sguardi, la notizia è non vi abbandoniamo. Esatto. Una volta c'erano le valigie che avevano due manici, non c'erano ancora i trolley, tu non eri nato, piccoletto eri. E uno per portare la valigia doveva sempre avere un compagno a fianco perché non pesasse troppo. Il concetto è tornato quello, cioè condividere. Quindi quella condivisione è un valore. È proprio così, ed è la cosa più bella in questo momento in cui siamo fisicamente lontani, vedere questa condivisione, divisione con, questo avvicinarsi, e per me è stato meraviglioso. Paolo dal cuore grande. Con Paolo commentiamo e vi presentiamo Pietro Fragasso. Vi ripresentiamo Pietro Fragasso, cooperativa Pietra di Scarto di Cerignola. Signor Presidente, buongiorno, benvenuto all'Ora Solare, bentornato. Buonasera a tutti, buonasera Paola, buonasera a tutti.
Allora, avevamo già conosciuto Pietro. Pietra di Scarto opera, però Pietro, facciamo una cosa. Ripetiamo tutto quanto per quei due o tre che non fossero stati attenti o non fossero davanti alla televisione. La vostra cooperativa innanzitutto opera su territori, e vedo Paolo Borrometi che già fa segno di sì con la testa, doppiamente importanti perché? Ma la nostra esperienza dal 2010 si è arricchita della gestione di un bene confiscato alla mafia. Noi siamo a Cerignola, terra di Giuseppe Di Vittorio, ma anche terra purtroppo di mafia. Abbiamo avuto il comune commissariato ottobre scorso proprio per infiltrazioni mafiose e adesso sostanzialmente stiamo lavorando su questo bene. Lo facciamo appunto da quasi 10 anni, un bene che abbiamo deciso di intitolare alla memoria di un importante servitore dello Stato che è Francesco Marcone. Quindi questo è il laboratorio di legalità Francesco Noi Marcone su cui produciamo olive e pomodori in un'ottica solidale e di inserimento lavorativo per le persone in stato di difficoltà. questo è un bene confiscato alla mafia e restituito alla collettività grazie alla legge 109/96. Qui la mafia ha perso. Paolo Borrometi. No, volevo ricordare, ma chi ci vede lo sa perfettamente, che noi di Francesco Marcone abbiamo parlato avendo proprio in studio Daniela, che oggi è una, lei sì, delle colonne portanti di Libera, e anche lei è una persona che si dà tanto per gli altri, nonostante la sofferenza. Sì, ti sento, guarda, ci riprovo, Vediamo Allora, se adesso si blocca. il ciriprovo di Pietro Fragasso riguarda. Sentite, allora, noi stiamo facendo la televisione. In realtà, Paolo, l'abbiamo detto più volte, la televisione è questo rettangolo e idem si appare quando si parla da Skype. Però c'è di mezzo il collegamento Skype, insomma, voglio dire, è quella la parte forse un po' più carica di difficoltà. Paolo, ne approfitto per chiederti una cosa, prima di tornare alla pietra di scarto di Cerignola. Quanto dobbiamo essere attenti noi cittadini a scegliere, ora lo vedremo nella produzione e anche nell'acquisto, scusate, io lo dico proprio di cuore, quanto dobbiamo essere più attenti a scegliere in questo momento? Laddove vediamo che c'è solidarietà, laddove vediamo che c'è beneficenza, no? Dobbiamo stare attentissimi, dobbiamo stare attenti come cittadini, certamente per le persone a cui ci affidiamo, lo stiamo vedendo. Purtroppo in questo periodo non c'è stata solo solidarietà, c'è stato anche Certo. qualche approfittatore. E deve esserlo però anche lo Stato, inteso come istituzioni, inteso come governo, perché la criminalità organizzata, quelle che chiamiamo mafie, sono sempre attentissime ad entrare, ad intrufolarsi in qualsiasi pertugio, che sia la porta di casa, che sia la finestra, qualsiasi Bravo Paolo. fessura che noi gli lasciamo libera. Allora, ritorniamo tra un istante con il nostro Paolo Borrometi. Ritorniamo a Cerignola, il tempo di ricollegarci. Voi lasciate le finestre spalancate perché sapete che l'ora solare a casa vostra arriva così. A proposito, grazie per come ci seguite, per quanti siete e per come siete. Torniamo tra un minuto, arriviamo subito. Grazie. L'ora solare con il nostro Paolo Borrometi, evviva, anche se ci vediamo da lontano, ma ci vediamo, è un piacere avere nuovamente Paolo qui con noi e con Pietro Fragasso, cooperativa Pietra di Scarto di Cerignola. Allora, intanto l'incontro, un incontro speciale che è avvenuto per Pietro prima che scoppiasse l'emergenza del coronavirus, l'incontro con Papa Francesco. Sì, il 18 gennaio scorso siamo stati in udienza speciale da Papa Francesco proprio per un programma a cui abbiamo partecipato di 2000, che è il programma Io Credo. È inutile dire che è stato per noi un grande regalo. Non ci aspettavamo di vivere un'esperienza del genere, non ci aspettavamo, io non mi sarei mai aspettato di parlare a un paio di metri dal Papa e raccontargli e parlare a lui di pietre di scarto e testate d'angolo, sapete, mette un po' in soggezione, diciamo, andare sul tema davanti a un grande esperto, forse il massimo Certo. esperto. Però è stato un incontro davvero, davvero bello e da cui siamo tornati assolutamente carichi,
per riprendere l'attività sul laboratorio. Allora, questa attività, intanto perché è partita da questo nome? Perché voi avete uno strettissimo collegamento, ora parleremo anche della diocesi che voi aiutate, anzi che lavorando con voi riusciamo ad aiutare anche noi. Perché la scelta di questo nome, Pietro? Ma Pietro di Scarto nasce da un'evocazione biblica. Certo. La pietra scartata dei costruttori è diventata testata d'angolo. Per noi ha una matrice anche, noi scherzando diciamo anarchica, nella misura in cui lavora con persone con cui teoricamente nessuno vorrebbe lavorare, stiamo parlando di persone che vengono da percorsi di giustizia, di dipendenza, o persone che si trovano per un colore di pelle diverso, un accento differente, a vivere purtroppo il dramma del caporalato, e ci troviamo qui con loro e con loro cominciamo un percorso facendo le nostre testate d'angolo, cioè il fondamento della nostra attività quotidiana. Allora stiamo vedendo proprio questa fotografia e la vediamo tra un attimo anche in onda, che da sola già racconta tutto. L'emergenza Covid, intanto ovviamente per voi c'è stato il problema che c'è stato per tutti, ma c'è stato anche il problema di come ridimensionare il lavoro. Se lo slogan, il vostro motto, lo vediamo alle sue spalle, ciascuno cresce solo se sognato, adesso è diventato chi fa per sé fa per tutti. Ci racconti un po', Pietro. Già. Sì, assolutamente sì. Ci siamo trovati anche noi ad affrontare questa emergenza Covid come tutti, soltanto che noi facciamo un lavoro che ha una vocazione plurale. Noi siamo su un bene collettivo e ragioniamo in collettivo e agiamo per il bene della collettività. E quindi, siccome anche noi eravamo in difficoltà, abbiamo chiesto ai tanti che lo hanno fatto poi successivamente di sostenerci attraverso un acquisto, ma come tanti e come le tante esperienze che si stanno muovendo sui beni confiscati alla mafia, abbiamo deciso di applicare un'azione che un bene confiscato dovrebbe fare normalmente, cioè essere un catalizzatore di coesione, cioè di aiuto reciproco e di possibilità di sostenere a nostra volta chi era in difficoltà. Quindi abbiamo chiesto di acquistare una piccola cassettina dei nostri prodotti con l'impegno da parte nostra per ogni donazione a donare la stessa alla Caritas diocesana. Allora, guardate bene questa fotografia. Una passata di pomodoro, le olive, pomodori ciliegini e l'olio extravergine di oliva, l'olio Evo, cosiddetto. Io compro quella cassetta, vado sul vostro sito, la posso ordinare, per capire, arriva anche a Roma, arriva a Campobasso, arriva a Napoli, certo. Arriva in tutta Italia. In tutta Italia, ecco qua, www.pietradiscarto.it. E che cosa fate voi? E noi spederemo, ovviamente, consegneremo, certo, la cassetta ordinata, e la stessa identica cassetta con gli stessi prodotti la consegniamo alla Caritas, in maniera tale che possa andare a chi ha necessità di ricevere questi prodotti a casa sua nella sua spesa. Ecco, quindi insomma al pubblico dell'Ora Solare non devo aggiungere nient'altro, cioè è più uno meno uno in questo caso non è uguale zero, è uguale sole, anche il sole è tondo come uno zero, ma è uguale valore, generosità, impegno. Torno dal nostro Paolo Borrometi. Francesco Marcone, direttore dell'ufficio del registro ufficio a Foggia. Abbiamo avuto qui, come tu ricordavi bene, Daniela, sua figlia, abbiamo questo filo che lega strutture come la pietra di scarto alla memoria, Paolo, memoria di cui tu sei un instancabile alfiere, perché la memoria delle persone cadute per mano delle mafie ci ricorda quanto valore ci sia nel nostro paese e come quel valore debba essere sostenuto. Assolutamente sì, e io a questo filo ne aggiungo un altro pezzettino, intanto con l'appello a chi ci guarda di usufruire dell'idea di pietra di scarto e di Pietro Fragasso, e poi appunto per comprendere che
dalla storia di sofferenza come quella di Daniela, come quella ovviamente del padre Francesco, invece possa nascere qualcosa di bello, di fondamentale, di fortissimo, anche e soprattutto in questo momento. Noi pensiamo che i simboli non siano niente, invece lo stiamo vedendo in foto, invece comprendiamo in questo momento di grande sofferenza tutti quanti, non solo le vittime, come i simboli rappresentino tantissimo. Bravo. Io oserei dire tutto, e questo è fondamentale, quindi penso che ognuno di noi oggi si possa trovare molto più vicino e possa comprendere molto di più il sacrificio e il senso di riscatto che Daniela e le tante vittime di mafia hanno. Grazie come sempre al nostro Paolo Borometti, che però rimane fermo lì, non si muove. Pietro Fragasso, allora io saluto www.pietradiscarto.it per conoscervi più da vicino, perché voi non vi siete fermati, avete continuato a lavorare, continuate a lavorare. Vogliamo sottolineare solo più questo, anche se da oggi, dal 4 maggio in poi, molte cose cambieranno in meglio, ma voi avete continuato. Noi abbiamo continuato perché abbiamo la grande responsabilità di gestire un bene confiscato e di renderlo opportunità di lavoro, renderlo, diceva Borometti bene prima, simbolo importante, ma anche concretezza in ottica di lavoro, quindi vite che si riprendono la propria dignità attraverso l'arma potentissima del lavoro, che è veramente la leva necessaria per creare integrazione e per dare dignità a chi ha sbagliato, ha pagato e chiede una nuova possibilità. Allora, Pietra di Scarto, andate a cercare questo luogo, queste persone. Grazie Presidente Fragasso, grazie di essere stato con noi all'Ora Solare, che ha la porta sempre aperta e siamo sempre al vostro fianco. Da Cerignola andiamo a Palermo. Allora, Palermo, quartiere dello Zen. Quante volte Paolo Borometti ce lo ha raccontato. L'associazione L'Albero della Vita ha distribuito tablet, quindi i piccoli, no? Tablet, a tanti ragazzi che prima facevano il doposcuola, lo facevano fisicamente, erano lì presenti, adesso se ne devono occupare a distanza. Gabriele Camelo ci racconta questa realtà complessa, ma piena di solidarietà, piena, andiamo. Sono pedagogista, lavoro per l'Albero della Vita, che si occupa di progetti d'amore per i bambini. In particolare a Palermo è attivo un progetto che si occupa di famiglie in stato di povertà. La maggior parte delle famiglie che abitano allo Zen hanno poche possibilità. Non è facile che ti mettano in regola, quindi hanno l'80% devi trovare il lavoro che sia appunto... insomma in nero, e quindi adesso non lavoro proprio perché io lavoravo in un B&B. La prima volta che io sono entrata sono rimasta colpita, perché vedere tutti questi padiglioni uguali, gialli e senza punti di riferimento, in qualche modo mi ha disorientato. Quando c'è stato il blocco giustissimo causa coronavirus, ci siamo resi conto che non volevamo e non potevamo lasciare soli i bambini, perché dall'oggi al domani chiudere un centro educativo, quindi ci siamo reinventati. Mi senti? Sì, ora sì. Ok, ti ricordi cosa dicevamo in laboratorio? Che dicevamo che dovevi scrivere senza fretta. Nessuno di noi aveva fatto didattica a distanza fino ad allora e abbiamo visto subito la risposta positiva dai ragazzi, dai bambini. Ciao, bimbi belli, come state? Quindi abbiamo provato a essere vicini pur non potendoci vedere. Che stavate facendo? Sto guardando un film. Un film. Ci siamo inventati l'abbraccio virtuale. Quindi noi a video tendiamo le braccia in avanti e ci abbracciamo. Ognuno di noi abbraccia se stesso, però ho spiegato ai bambini che è come
quando abbraccio me stessa sento loro vicino. Una cosa, bimbi, ma ieri mamma vi ha portato qualcosa? I bambini avevano difficoltà di collegamento, intanto perché tutti non hanno la wifi a casa. C'era bisogno di una connessione e c'era bisogno di uno strumento che non poteva essere il telefonino di 6 pollici. Alcuni non potevano neanche connettersi con il telefonino perché magari mamma era a fare la spesa. Tu volevi l'uovo, Antonino? Noi abbiamo o questo o l'uovo di Pasqua. Mamme erano venute al centro convinte di ritirare un uovo di Pasqua, che hanno ritirato, però oltre all'uovo c'è stata la sorpresa del tablet. Ma ve lo aspettavate di ricevere questo tablet? No. No? Vicinanza è esserci anche sul telefono, anche con WhatsApp, anche semplicemente con un come stai, quindi ho rivisto la mia idea di vicinanza. Ma pure voi, mi mancate un sacco, bambini. Per ora ci accontentiamo degli abbracci virtuali, ok? La prossima volta, appena ci potremo vedere di presenza, ci daremo un abbraccio lunghissimo e strettissimo, ok? Che gente meravigliosa, Paolo Borrometi, quartiere dello Zen e i volontari dell'Albero della Vita a Palermo. Due punti, vai. Allora, noi dobbiamo far comprendere per chi ci sta guardando che il quartiere dello Zen non è propriamente il quartiere più in di Palermo, è un quartiere difficilissimo, è un quartiere dove la gente è stata costretta a vivere nella bruttezza e invece stiamo vedendo, come cantava De André d'altronde, che dalle tame possono nascere i fiori più belli, e questo è un fiore meraviglioso, questa è la testimonianza di come appunto chi resiste e combatte può rappresentare una speranza, e in questo momento di grande sofferenza per tutti questa resistenza, questa speranza, questa resilienza, io penso sia una delle forme più importanti. E quindi concludo: come stiamo vedendo, dai quartieri più difficili, dai quartieri dove solitamente si faceva lotta alle mafie, sì, lotta alle mafie, perché fare lotta alle mafie significa anche fare lotta alla povertà, alle povertà, al degrado, ecco che arriva l'abbraccio, come abbiamo visto, più importante per ognuno di noi. Allora, è bello perché con Paolo non bisogna mai interromperlo, perché lui è A, Z. E chiude tutto il discorso, lo sa, perché lui sa come aprire e chiudere tutti i ragionamenti. Paolo, adesso io, Paolo e tutti noi, tutti voi, da Palermo vi porto alla storia di Marco Romano. Marco è un ragazzo che si è trovato davanti al bello della vita che accade improvvisamente quando tu meno te lo aspetti. È l'ora solare, no? E allora, Marco Romano. Salve a tutti, mi chiamo Marco, ho 28 anni e da circa un anno e mezzo lavoro in un ristorante a Milano dove ho fatto il cameriere e mi hanno rinnovato il contratto 2 volte per una durata di 6 mesi, quindi un anno. E poi è arrivato il Covid, mi scadeva il contratto a marzo. Io e la mia famiglia ovviamente a casa pensavamo che sarebbe finita lì, nel senso mi avrebbero lasciato a casa. Invece il mio capo mi ha mandato un'email con un contratto a tempo indeterminato che ha reso felici sia me che comunque la mia famiglia. Io ho sempre lavorato con piccoli contratti e questo è il mio primo contratto a tempo indeterminato della mia vita, e da cameriere sono diventato anche responsabile del ristorante, quindi è stata una bella notizia, una bella esperienza, e cerco sempre di fare il mio meglio e spero che i capi lo vedano. Grazie mille, buona giornata. Come dire, è forte, chiaro, i capi devono essersene accorti, perché per passare da cameriere a responsabile del ristorante a contratto a tempo indeterminato ci vorrebbe, per i nostri ascoltatori di una certa età, ma siamo tutti insieme, Frank Capra, il grandissimo regista. Bene. Frank Capra, per raccontare una storia così. E invece ci vuole un capo che io vi presento subito, perché la responsabile
insieme al fratello Mauro, esiste e si chiama Serena Catalano, nome e cognome di un angelo custode. Eccola là, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Senta, Serena, bravi, cosa vi devo dire? Bravi, 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 che scelta coraggiosa, bravi. Ma io sono ancora meravigliata del fatto che lui pensasse che io non l'avrei assunto, perché voglio dire, è un ragazzo che ha lavorato con noi molto bene un anno, è cresciuto, sì. Io non potevo fare diversamente da così, diciamo. E tra l'altro mi ero dimenticata di avvisarlo perché ero stata anch'io presa dalle cose del Covid, da tutto che il cambiamento, diciamo, che ci ha un pochino colpito, certo, all'improvviso. E quindi lui in effetti era molto meravigliato, ma per me proprio in un momento così difficile bisogna dare questi segnali forti. No, no, aspetti un attimo Serena, lei con suo fratello Mauro, tre pizzerie e una braceria a Milano. Oggi, lo ricordo, è il lunedì 4 maggio, quel lunedì finalmente tanto atteso, quindi si ricomincia. Voi vi eravate dimenticati di avvisare il nostro, certo, il nostro, sì, ma sì, sì. Dai, so, voglio dire, la dimenticanza era poco ascoltata la cosa, invece di là poverini c'era molta ansia e preoccupazione, certo, sì, sì, sì. È svenuto quando gliel'avete detto, nel senso, ma in effetti quando io poi l'ho chiamato gli ho detto: Marco, guarda che ti ho mandato la mail con l'indeterminato, lui è stato zitto, no, fa va bene, ciao, dico ma neanche grazie, neanche bene. Invece era veramente rimasto senza parole. Sì. Il concetto è un attimo sì, che mi siedo. Paolo Borrometi, ovviamente stiamo parlando, Serena Catalano è un'imprenditrice, stiamo parlando di un considerare valore il valore degli altri, certo, e voler fare un gesto importante. Purtroppo non tanti, non tutti possono fare la stessa cosa, però Paolo, questo è un segnale, anche questo è un segnale di valore. No, anche questo è un segnale bellissimo, ma d'altronde cosa ci possiamo aspettare da una persona che dietro, e mi riferisco alla signora Serena, ha quella scritta bellissima, love, amore, e quindi già questo, siccome ribadisco, sono fortemente legato ai simboli e ai segnali, questo lo è, al di là della simbologia, però ha dimostrato un grande coraggio, un coraggio che magari tanti imprenditori potrebbero e vorrebbero avere oggi, magari per i motivi più disparati non riescono ad avere, loro lo hanno avuto, e io penso che questo coraggio è il simbolo di come la ripartenza possa nascere, debba nascere anche sul coraggio di chi scommette ogni giorno. E guardate, fare imprenditoria oggi, lo dobbiamo dire, lo dico giornalisticamente parlando, è complesso, è un rischio, perché si rischia a proprie spese. La signora Serena, suo fratello, hanno avuto questo coraggio e spero che tanti amici possano testimoniare che hanno fatto bene. Grazie, grazie Paolo. Serena Catalano, torno da lei. Sì. Come vi state organizzando in azienda? Come soprattutto vi siete organizzati prima? Perché oggi, da oggi si riprende 4 maggio con il cosiddetto take away, cioè io, esatto, vivo a Milano, vi chiamo e vi scrivo sul sito e posso avere i vostri prodotti a casa? Allora, quello si poteva fare anche prima. La differenza adesso, e noi ci siamo appoggiati un po' come tutti a queste piattaforme con tutte le problematiche che ci sono dietro, anche perché i nostri clienti invece avrebbero voluto già da prima poter fare l'asporto, quello che sì, ad oggi ci è ripermesso di fare, con tutte le misure del caso, quindi il distanziamento anche qui sociale, la prenotazione del cibo per orari per non fare assembramenti. Si potrà però venire fisicamente al locale a ritirare il prodotto, questa è la novità, diciamo, che noi aspettavamo sinceramente, perché ci riporta un po' alla normalità. Ecco. Oh, le chiedo ancora, Serena, questa normalità, voi in particolare, noi stiamo parlando della città di Milano, sì, e quindi di un'area, Milano, Bergamo, stiamo parlando di un'area dove il Covid tragicamente si è fatto sentire e non se n'è andato. Allora c'è però bisogno di c'è una volontà con l'attenzione massima di ritornare anche a guardarsi negli occhi. E, giustamente, il take away, io arrivo
porto via e vedo altre persone, dico buongiorno, non so come dirle, insomma c'è bisogno di un ritorno a tutto questo, oltre che di sostenere l'economia attraverso di voi. Ma devo dire che io ho visto la città molto vicina a sostenere le piccole economie, i piccoli negozi di quartiere, questo lo sto vedendo. Noi abbiamo avuto un sacco di manifestazioni d'affetto da parte dei nostri clienti. Tipo? È vero che... Tipo? Ma tante scritte sui social che ci aspettano, forza ce la facciamo, tante foto di ordini di pizze tramite cose anche molto commoventi, se posso dirlo. Certo. È vero che siamo sulla stessa barca, ho sentito citare Papa Francesco, l'aveva detto più volte, io l'ho vissuta questa cosa. Io continuo a dire restiamo umani, perché all'inizio vedevo anche situazioni, ognuno pensava un po' al proprio orticello. Volevo dire che noi ristoratori non abbiamo la fretta di riaprire, perché vogliamo riaprire quando tutto sarà sicuro e tutto sarà passato, perché capiamo la pericolosità. Cioè andare a mangiare fuori deve essere un piacere. Non ci può essere questa preoccupazione. Certo, vorremmo le istituzioni più vicine, cioè che ci capissero, perché noi apriremo, quando apriremo a giugno, con dei ricavi che saranno il 20-30% stimati di quelli precedenti. È normale che anche i costi fissi non possono essere il 100% per sopravvivere. Noi adesso vogliamo sopravvivere, vogliamo mantenere i nostri dipendenti, i nostri marchi, e aspettiamo come tutti. Però la città, veramente ci sono belle manifestazioni di affetto, di solidarietà. Vede Serena, voi volete riaprire e avete cambiato la vita ad un ragazzo e a tutta la sua famiglia, perché Marco Romano è il vostro responsabile di ristorante a tempo indeterminato. Forse la cosa importante da far capire, Serena, è che riaprire il locale non vuol dire che voi iniziate a guadagnare di nuovo, vuol dire che riparte il paese. Cioè più locali si aprono, più attività si aprono, più ripartiamo tutti. Non è un fatto privato, non so come dire. Ma la pizza me la faccio a casa, che... a parte che viene un orrore, ma voglio dire, significa far ripartire il paese. Infatti per quello dico, siamo veramente tutti collegati in questo momento, perché se non apro io, se io dovessi lasciare a casa tante persone, rimarrebbero a casa anche i miei fornitori, cioè è tutta una catena, siamo tutti collegati. Certo. Per cui non è che chi a casa che prende il suo stipendio, non so, e fa smart working, si deve sentire scollegato da noi o noi da loro. Brava. Perché no, il discorso è generale, cioè ne usciamo, perché ne usciamo, ma insieme secondo me. Senta, le mandiamo tanti abbracci. Grazie, me li prendo tutti. Ma si ritenga abbracciata, abbracciatona, abbracciatissima. Grazie infinite, grazie. Serena Catalano, un saluto a suo fratello Mauro, un saluto a tutti grazie. I suoi dipendenti. Paolo Borrometi, allora come faceva dallo Zen di Palermo con le braccia? È così e così. Così. Ecco, quindi noi ti aspettiamo ancora Paolo. Assolutamente, non vedo l'ora, intanto continuiamo con questa formula. Poi sai cosa, Paola, devo dirti, non avevo mai fatto caso alla straordinaria luce che emani dalla televisione, da uno schermo della televisione. Ho sempre visto quella straordinaria dal vivo. Allora, io penso che l'ora solare sia così proprio grazie a quella luce che emani. Io ringrazio Paolo Borrometi, che adoro, e voglio fare i complimenti al mio direttore delle luci, perché senza di lui non potrei emanare un bel niente, se non quella sì, quella che parte dal cuore, quella effettivamente c'è in ogni caso. Paolo Borrometi ci riesce sempre, ci fermiamo solo per un istante. Grazie Paolo, a prestissimo, grazie. A presto. Guarda. Papa Francesco, dall'Angelus del 29 marzo scorso, ognuno di noi si avvicina a quanti sono nella prova, diventando per essi un riflesso dell'amore e della tenerezza di Dio che libera dalla morte e fa vincere la vita. Quante volte diciamo delle persone più care che abbiamo accanto o di persone completamente sconosciute, è un angelo custode. E allora, adesso vi presento un angelo, anzi ve ne presento due, parto però dal primo, Monsignor Paolo Martinelli,
Non si vedono le ali perché le ha lasciate correttamente nell'armadio per non essere troppo ingombrante nell'inquadratura. Vescovo ausiliare della diocesi di Milano, è una gioia averla qui con noi. Suor Grazia Vittigni, anche per lei stesso discorso, della Congregazione delle Suore della Carità della Santa Croce. Qui siamo ad Albano Laziale, come tale nel Lazio, come tale vicinissimo a Roma. Monsignor Martinelli, ho presentato bene, l'ho detto bene, lei è un angelo custode? Beh, diciamo, io cerco di coordinare un po' gli angeli. In che maniera? In che maniera? Dunque, è stata un po' un'iniziativa che ha pensato il nostro arcivescovo, Mario Delpini, diciamo proprio un po' nelle prime settimane della pandemia, quando sentiva forte il bisogno da parte di tanta gente di potersi raccontare, condividere la propria storia, il proprio dolore, il disagio, le domande sul senso della vita, magari l'aver sperimentato un lutto improvviso in famiglia. E ci siamo resi conto che sul territorio tante comunità di vita consacrata, maschile e femminile, stavano già intessendo dei rapporti, erano già in collegamento, famiglie, persone, uomini, donne, giovani o più anziani, telefonavano per cercare di raccontare la propria storia, di essere aiutati a trovare un significato. Allora abbiamo pensato, insieme all'arcivescovo, di mettere un po' in rete tutte queste realtà, di renderle appunto pubbliche, così che sul sito della nostra diocesi c'è tutto l'elenco di frati, suore, che a partire dalle varie comunità si mettono a disposizione per essere raggiunte dalle persone del territorio, per poter raccontare la propria storia. Il vostro programma nel senso di progetto altamente operativo, si presenta così: pronto? Punto interrogativo. C'è un angelo? Punto interrogativo. Cioè, voglio dire, più diretto. Lei ha fatto riferimento, Monsignore Eccellenza, ad una cosa, un fatto importantissimo. Ci sono state persone che hanno perso dall'oggi al domani i propri cari e non li hanno potuto tenere la mano. Non hanno potuto essere vicini in quel momento, quindi credo che il vostro sostegno sia doppiamente, qualora si possa dire doppiamente importante, però sì, me lo permetta, doppiamente importante in questo momento. Sì, questa tra l'altro è stata proprio un'espressione che è stata scelta dal nostro arcivescovo, cioè di chiamare questa iniziativa Pronto, c'è un angelo, proprio per dire l'immediato desiderio, l'immediato bisogno di condividere una sofferenza, soprattutto un fatto come un lutto. Ecco, la cosa mi sembra molto significativa è il fatto di aver messo in evidenza, dietro un sacerdote, un frate, una suora, che c'è dietro una comunità, certo, che si trova a pregare. Ecco perché, diciamo, soprattutto sono state messe in evidenza, per esempio, le comunità che si trovano presso santuari, presso monasteri di vita contemplativa o conventi, così che telefonando e parlando con un frate, con una suora, ecco, si sente che dietro c'è una comunità che raccoglie questo grido, raccoglie questa domanda, se ne fa carico, quindi si assicura la preghiera, la presenza spirituale, l'accompagnamento, ecco, per cui non è solo un contatto che poi non si ripete più, ma è proprio l'idea di instaurare dei rapporti, così che magari dopo una settimana ci si risente ancora, o quando c'è bisogno si può ancora richiamare, cioè creare dei rapporti, dei legami stabili che sono segno di una Chiesa che continua a vivere anche dentro una difficoltà e una distanziazione forte come quella che viviamo, però ci sono dei rapporti che paradossalmente possono ritrovarsi e diventare ancora più forti adesso. Assolutamente sì, ed è la grande forza della Chiesa, lei ha detto splendidamente, è una voce che ti risponde, ma dietro quella voce c'è un popolo, e quindi quel concetto di rete, le maglie della rete, dovete immaginarle sempre più strette, pronte a tenervi e a tenerci. Questa è la grande operazione che si sta facendo. Allora, nella diocesi di Albano, il servizio, mi dispiace chiamarlo servizio, Suor Grazia, l'abbraccio si chiama Ti Ascolto. Ce lo racconti? Sì, anche nella nostra diocesi, in dialogo con il Vescovo, abbiamo pensato già dalle prime settimane, quando c'era così tanta gente chiusa in casa, smarrita, che non capiva molto bene il senso, forse anche adesso non lo stiamo capendo,
E anche all'interno della Chiesa si sono moltiplicate tantissime iniziative molto belle per stare accanto alle persone, però abbiamo un pochino riflettuto, ragionato insieme e insieme abbiamo capito che oltre a una Chiesa che annuncia, che parla, che continua a annunciare la buona notizia del Vangelo, serviva anche mostrare un volto di Chiesa che sta in silenzio e che ascolta, proprio perché c'è questo bisogno delle persone di raccontarsi, sì, di poter parlare, di condividere quello che sta vivendo con tutte le domande, le fatiche che in questo momento stanno attraversando i singoli, le famiglie e che via via in queste settimane sono anche un pochino cambiate. Sicuramente cambiate, ovviamente immaginate questo servizio, lo vedete, ti ascolto. La diocesi ti ascolto @diocesidialbano.it e fra poco vi diamo anche ovviamente tutto ciò che riguarda l'iniziativa di Milano, indicazioni, persone che per esempio finiscono una giornata facendo grandi attività a rischio come può essere quella di medico, di infermiere, hanno bisogno di parlare, di essere ascoltate. Al telefono c'è lei, Suor Grazia. Sì, io sono diciamo una sorella dedicata al primissimo ascolto. Però anche noi abbiamo creato un gruppo, una rete per poter far fronte diciamo a questa necessità ed è molto bello perché è un volto di chiesa veramente sinodale, mi viene da dire. Certo. Ci sono due suore che fanno il primo ascolto, poi ci sono due sacerdoti, anche un piccolo gruppetto di persone laiche che hanno dato la disponibilità, principalmente psicologhe, perché volevamo dare anche un servizio, diciamo, qualificato da questo punto di vista, in modo da poter intercettare anche le esigenze che possono essere, diciamo, più facilmente intercettabili da una persona con anche queste competenze. Grazie, io ritorno tra un istante da lei. Ricordiamo questo Ti Ascolto, iniziativa voluta, fortemente voluta dal Vescovo Marcello Semeraro. Torno da Monsignor Martinelli. Monsignor Martinelli, lei come posso dire, l'isolamento lo ha vissuto per 6 settimane nel suo convento perché ha vissuto sulla propria pelle l'esperienza del contagio. Quindi ora sta benissimo, noi la vediamo e ne siamo molto molto lieti e felici, però quell'isolamento ti segna, ti fa pensare, Certo, molto, molto, diciamo, sono stati giorni molto particolari, soprattutto come si sa, all'inizio c'era molta paura per capire un po', diciamo, l'evoluzione che la malattia avrebbe potuto avere. Poi, grazie a Dio, non ho avuto, diciamo, i sintomi più gravi e quindi sono stato riconosciuto positivo al tampone, sono dovuto stare nel più assoluto isolamento. Io diciamo ho già la grazia di per sé di poter alla sera dopo il lavoro in curia sul territorio ritornare in un convento e questa è stata una grazia ancora più grande per me perché diciamo io ho sentito tantissimo in questo isolamento anche fisico ecco la presenza della comunità, dei frati. Certo. Ecco che tutte le mattine, mezzogiorno, la sera mi venivano a portare ciò di cui io avevo bisogno e ci scambiavamo notizie ecco sulla situazione generale della comunità, un po' di tutte le trame di rapporti ecco, che si hanno con le persone che vengono qui in convento. E devo dire che per me questo è stato di grande aiuto, perché nell'isolamento certo si sente la solitudine, si rientra anche molto in se stessi. È molto importante questo riprendere contatto con la propria fragilità, con la propria vulnerabilità, con le proprie domande, che non bisogna mai dare per scontate, no? Anche quando siamo sacerdoti, frati, suore, vescovi, siamo i primi che dobbiamo sentire le domande, anche perché se torniamo a sentirle noi pienamente, riusciamo anche poi a sentire quelle che la gente porta, no? Allora possiamo vivere questa esperienza. Monsignor Martinelli, lei è un francescano? Sì, sono francescano cappuccino. E in questo lavoro dedicato ad angeli che rispondono, io cito il Vescovo di Milano presentando il progetto ha detto «La fantasia devota si immagina gli angeli come persone con ali bizzarre». Io ho poc'anzi detto che lei le ali le ha appena posizionate.
lei le ali le ha e lo sappiamo, nel senso, me lo permetta, lo dico con grande rispetto e con quell'affetto, mi permetta di usare questa parola, che si deve a persone come lei e a tutte le persone che lavorano con lei, perché siete l'aiuto per gli altri, anche soltanto nel parlare, nel dialogare con noi in questo momento in televisione. Questa è una cosa, così dire, che sperimentiamo proprio nell'essere l'uno vicino all'altro. No? Per me, per esempio, in questi... Allora, questo è il nostro lavorare in questi giorni. Lo dico per chi ci sta seguendo, lo dico per tutte le persone che sono al nostro fianco. Devi avere a che fare con questi mezzi che funzionano sicuramente. È ritornata la nostra Suor Grazia. A volte la linea va via. Suor Grazia, io non ho detto una cosa della sua meravigliosa persona. Formazione in lingue e letterature straniere. Le superiori della Congregazione della Suore della Carità della Santa Croce le hanno in più chiesto di dedicarsi agli studi psicologici. Cioè lei ha un curriculum che in materia di obbedienza, in materia di preparazione... è stellare. Queste sono una delle sorprese che fa il Signore, veramente una delle sorprese dell'obbedienza. Io devo solo ringraziare di quello che mi è stato chiesto, perché evidentemente se avessi scelto da sola forse non avrei fatto tutte queste cose, e obbedendo veramente ho ricevuto io per prima dei grandissimi doni. Credo che soprattutto la formazione che ho fatto in Gregoriana, in psicologia, sia stato uno dei regali più belli per la mia vita, perché ho imparato davvero anche a comprendere il Vangelo in un altro modo. Suor Grazia, le chiedo in pochissimi secondi, che cosa la colpisce di più delle persone che chiamano, delle persone che, le tante disparate persone con storie tutte diverse che chiamano, che vi cercano? Beh, allora una cosa che certamente mi colpisce sempre molto è davvero il grande bisogno di ascolto che c'è. Perché le persone magari cominciano la telefonata dicendo: sorella, ho bisogno che lei preghi per me, e chiedono la preghiera, e poi sentendo che c'è qualcuno pronto ad ascoltare cominciano a raccontarsi. Quindi questo veramente mi colpisce molto, perché fa davvero vedere come l'ascolto è proprio il primo passo per riportare la vita, per riportare la speranza, direi quasi per rigenerare la fede. Non che la rigeneriamo noi, ma ci facciamo spazio perché questa fede possa rifiorire. È la grande forza e la grande bellezza della Chiesa, lo ricordiamo ancora una volta. Suor Grazia Vittigni, Albano Laziale, con l'iniziativa Ti Ascolto, e salutiamo Monsignor Paolo Martinelli, Vescovo Ausiliare della Diocesi di Milano. Pronto, c'è un angelo, la troviamo, andiamo sul sito della Diocesi, telefoniamo alla Diocesi e troviamo il modo di comunicare? Sì, si va proprio sul sito della Diocesi e lì c'è l'elenco di tutti i luoghi, le comunità e i nomi, e anche proprio il contatto diretto con frati, sacerdoti, suore, che sono disponibili ad accogliere le chiamate. www.chiesadimilano.it, chiesa. Questo è ciò che vi hanno raccontato i nostri due meravigliosi ospiti, che ora possono rimettere le loro ali. L'ora solare torna domani alle ore 14. Grazie a tutti. Ci vediamo domani.